Cari cittadini, è in corso la distribuzione di 8 milioni e mezzo di mascherine monouso FFP1, equivalenti alle mascherine chirurgiche, a tutti i cittadini della Toscana. Le abbiamo mandate, sono partite stamani ai comuni, ai sindaci, affinché le distribuiscano casa per casa, direttamente al cittadino, evitando assembramenti, evitando anche fenomeni di dispersione, che non sarebbe certo il caso di avere in una situazione come questa. Noi pensiamo che le mascherine chirurgiche siano un primo elemento di prevenzione primaria, che può aggiungersi alle tante disposizioni relative ai comportamenti individuali che sono state assunte. E quindi sia ben chiaro, avere la mascherina non autorizza ad uscire di casa. Il primo compito è stare a casa, uscire solo per motivi di necessità, e quindi uscire per andare sostanzialmente a fare la spesa o per ragioni di salute. In questo senso il numero limitato che stiamo distribuendo è già sufficiente, se pensiamo che a fare la spesa non è obbligatorio andarci tutti i giorni, per poter garantire un certo periodo di autosufficienza ai nostri concittadini. La gratuità per noi è sicuramente legata al fatto che di fronte ad una situazione di impegno stressante come questa c'è la necessità di dare anche un messaggio positivo, di vicinanza, che io penso sarà bene accolto. Sia chiaro che noi non intendiamo assolutamente fare in modo che questo sia uno spot unico a cui poi non seguono altre iniziative. Noi pensiamo che con il coronavirus dovremo vivere per un certo periodo di tempo e quindi l'uso della mascherina tenderà ad imporsi, quindi noi stiamo cercando anche di strutturare con nuovi acquisti e anche con la strutturazione di una filiera toscana un rifornimento costante delle mascherine a tutti i cittadini della Toscana. Seguiamo un po' le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La mascherina è precisa, non è eccessivamente coattiva. Dice: è necessario, è obbligatorio mettersi la mascherina nelle situazioni all'aperto, in spazi pubblici o privati aperti al pubblico, laddove la distanza sociale è obbligatoria. In quel caso la mascherina si aggiunge come un elemento aggiuntivo di precauzione. Quando la distanza sociale è obbligatoria negli spazi aperti, l'uso della mascherina è obbligatorio come elemento ulteriore di prevenzione. Mentre invece è evidente che è giusto ed è obbligatorio portarla negli spazi chiusi, pubblici o privati, aperti al pubblico che siano. Mi riferisco ad esempio a chi monta sui mezzi pubblici, mi riferisco a chi si reca nei negozi, nei supermercati, mi riferisco a chi andrà in banca oppure in altri uffici, privati o pubblici che essi siano. In questi casi il dibattito anche scientifico consiglia a tutti di tenere la mascherina che noi abbiamo reso obbligatoria. Però non possiamo far calare dall'alto queste decisioni senza prima avere stabilito una gradualità. La gradualità che noi pensiamo è questa: l'ordinanza dell'obbligatorietà entra in vigore nel momento in cui il sindaco, a cui abbiamo dato il compito di distribuire la mascherina casa per casa, ci informerà che è avvenuta la consegna. A quel punto, quando i cittadini avranno in casa queste mascherine, noi potremo far scattare l'obbligatorietà per tutta la regione toscana, per quel comune e piano piano per tutta la regione toscana. Abbiamo dato un tempo massimo di 7 giorni per la distribuzione, noi speriamo naturalmente che tutto questo possa avvenire prima possibile. Si tratta di un aspetto della lotta e della battaglia che stiamo facendo contro il coronavirus, ma non è certo un aspetto secondario per prevenire e contenere la diffusione dell'infezione.